Terzo e suppongo anche ultimo video dedicato all'argomento subroutine, nel quale andremo ad introdurre le ultime due o tre cosette che ci mancano per ritenerci davvero soddisfatti. Buona visione! Fino ad ora abbiamo fatto stampare direttamente alle nostre subroutine il risultato ottenuto, ma. È bene sapere che solitamente non si inseriscono istruzioni di input o di output direttamente all'interno delle subroutine. Inserendo infatti istruzioni come eh, la Feature 6 ad esempio, ci andiamo a tirare la zappa sui piedi: poiché quando andremo a richiamare la subroutine andremo sempre e inevitabilmente a stampare qualcosa a schermo. E in alcune situazioni ciò potrebbe non essere necessario, andandoci talvolta a complicare la vita. Nell'esempio ho creato la subroutine divisione che restituisce in output tramite la feature 6 il risultato della divisione tra due parametri. Ora, supponiamo di voler utilizzare la nostra subroutine per calcolare lo sconto in percentuale di un prodotto. Come ben saprete per calcolare lo sconto in percentuale bisogna dividere il prezzo dell'oggetto per 100 e successivamente moltiplicare il risultato della divisione per la percentuale. Quindi ho creato la variabile prezzo alla quale ho assegnato il valore 10 che rappresenta giustamente il prezzo del nostro fantomatico prodotto. Dopodiché ho creato la variabile perch che contiene la nostra percentuale ovvero 50. Infine cerco di utilizzare la subroutine divisione per ottenere il risultato della divisione tra i parametri prezzo e 100 per poi moltiplicarlo successivamente per la percentuale. Ma guardate un po' che cosa succede in output. Abbiamo per prima cosa 0.1 poiché eh, 10 diviso 100 è uguale a 0.1. Poi si va a capo poiché questo risultato viene stampato attraverso la Future 6 e dopo troviamo il 50 che rappresenta la nostra percentuale. Come vedete inserendo la Future 6 all'interno della subroutine divisione ci siamo complicati la vita in quanto quest'ultima stampa in output il risultato della divisione tra i due parametri ma non ci consente di utilizzare il ritorno della subroutine per effettuare operazioni aritmetiche. A noi interessa avere come ritorno della funzione il risultato della divisione tra i due parametri e non l'output del risultato della divisione tra i due parametri. Per risolvere il problema si utilizza la funzione return che, come potrete immaginare, restituisce il valore di una variabile espressione o a seconda del contesto può restituire anche un array o un hash. In questo modo avremo eh, di ritorno dalla funzione il risultato della divisione tra il primo e il secondo parametro che potremo utilizzare senza alcun problema all'interno della nostra espressione. Infatti se rieseguiamo lo script funziona tutto a meraviglia. Stavolta quando si richiama la subroutine divisione non stampa in output il risultato della divisione tra i due parametri, bensì otteniamo il risultato tra la divisione dei due parametri, ovvero 0.1. Quindi se divisione e come parametro passiamo prezzo e 100, quindi questa espressione viene valutata direttamente in line, quindi viene tradotta in eh, 10 diviso 100, quindi 6 0.1 per 50 0.1 per 50 è uguale per l'appunto a 5, ovvero il 50% di 10. Inoltre è possibile omettere la funzione return poiché il Perl considera come valore di ritorno di una subroutine l'ultima variabile, espressione o elemento a cui si fa riferimento al suo interno. Infatti, togliendo la funzione return dall'esempio e rieseguendo lo script, tutto a posto, in quanto essendo l'espressione parametro 1 fratto parametro 2 l'ultimo riferimento della subroutine. Il ritorno della subroutine sarà il risultato di questa espressione, in quanto ultimo riferimento. Nell'esempio, la subroutine aggiungi togli può restituire tre ritorni diversi a seconda della situazione, ovvero se la forzatura in contesto variabile dell'array speciale chiocciola underscore è inferiore di 1, quindi se non viene passato alcun parametro, verrà restituito come valore di ritorno, devi inserire un parametro. Se la variabile lessicale num nella quale abbiamo copiato il valore del primo parametro è inferiore o uguale a 5, il ritorno sarà il valore della variabile num dopo aver aggiunto più 1, successivamente più 2 ed infine più 10, in quanto aggiungi 10 a num è l'ultimo riferimento. Infine, se la variabile num è maggiore di 5, il ritorno sarà il valore della variabile num dopo aver sottratto meno 1, poi meno 2 ed infine meno 10 in quanto sottrae 10 al num è l'ultimo riferimento infatti se eseguiamo lo script abbiamo 18 in quanto abbiamo salvato dentro la variabile numero il ritorno della subroutine aggiungi-togli alla quale abbiamo passato come parametro 5 5 è inferiore o uguale a 5 quindi è stato aggiunto più 1 poi più 2 ed infine più 10 è restituito come valore di ritorno e infatti 5 più 1 più 2 più 10 è uguale a 18 comunque e in ogni caso vi consiglio sempre di dichiarare esplicitamente il valore di ritorno della vostra subroutine tramite la funzione ritorna in quanto eh, oltre che a rendere più leggibile il vostro codice non è mai una grande idea lasciare carta bianca all'interprete Qualcuno di voi, guardando l'esempio precedente, potrebbe essersi chiesto del come mai ad un certo punto abbia copiato il valore del primo parametro dentro la variabile lessicale num, dal momento che avrei potuto lavorare direttamente sul parametro utilizzando la forma $underscore più posizione parametro. Bene, scopriamolo insieme eseguendo di nuovo lo script e tentando di modificare direttamente il valore passato come parametro. Abbiamo in output questo bel messaggio che ci dice chiaramente che stiamo tentando di modificare un valore di sola lettura. Il Perl, infatti, per motivi di sicurezza, setta la proprietà dei parametri passati alle subroutine come read-only value. Quindi, l'unico modo per manipolare il valore dei parametri è quello di copiarli da qualche parte, come ad esempio in una variabile o in un array per poi effettuare successivamente le nostre operazioni in tutta tranquillità. Torniamo sulla funzione return. Come detto in precedenza, è consigliato utilizzare la funzione return per dichiarare in modo esplicito il ritorno di una subroutine e migliorare quindi la leggibilità del codice, ma i benefici nel suo utilizzo non si limitano di certo a questo. Infatti, la funzione return è anche importante per far sì che le nostre subroutine si completino correttamente. Ma guardiamo l'esempio per capire meglio. Ho creato la subroutine incrementa 10, nella quale copio il valore del primo parametro all'interno della variabile lessicale i. Dopodiché determino un ciclo while che ad ogni ripetizione controlla se la variabile i è uguale al valore del primo parametro più 10. E attenzione qua! La forma $underscore $0 più 10 è perfettamente lecita in quanto non si tenta di aggiungere 10 al parametro, bensì si utilizza il suo valore più 10 durante la comparazione. È cosa ben diversa. Non sarebbe stato valido se avessimo usato, ad esempio, l'operatore di aggiunta più uguale. Inoltre, essendo i parametri considerati ridonli, abbiamo la certezza, eh, almeno in questo caso, che la nostra condizione resterà valida, in quanto se si tentasse di modificare direttamente il primo parametro, eh, che determina tra le altre cose la condizione, verremmo immediatamente bloccati. Comunque, in caso di esito positivo, ovvero il valore di i uguale al valore iniziale di i più 10, grazie alla funzione return viene restituito il valore corrente di i e successivamente bloccata l'esecuzione della subroutine. In caso contrario viene incrementata la variabile i di 1. Guardiamo lo script in esecuzione. Restituisce 15 in quanto abbiamo salvato il ritorno di incrementa10 all'interno della variabile numero e abbiamo passato ad incrementa10 il valore 5. Quindi 5 più 10 è uguale a 15. Qualche lezione fa abbiamo detto che quando si parla di funzioni built-in ci si riferisce a funzioni, quindi nel caso del Perl subroutine, che sono implementate nel core del linguaggio. Quindi... Cosa succede se dichiaro una subroutine con lo stesso nome di una funzione built-in? Guardiamo l'esempio. Ho creato la subroutine print che stampa in output la stringa mioPrint tramite la feature save. Dopodiché tento di richiamare la mia funzione print ma guardiamo un po' che cosa succede in output. Abbiamo in output uno warning che ci dice che la perl's favorite default non è stata inizializzata. Come abbiamo visto eh, qualche lezione fa, la Pers Favorite Default viene utilizzata anche dalla funzione print. Quindi da questo warning si arriva a conclusione che qualora si dichiari una subroutine con lo stesso nome di una built-in, il Perl prenderà in considerazione la built-in scartando la subroutine creata dall'utente. Partendo dal presupposto che chiamare una subroutine con lo stesso nome di una built-in sia una cosa da non fare assolutamente, ma consapevoli di ciò vogliamo a tutti i costi creare ugualmente la nostra utilissima subroutine print che stampa in output la stringa mio print e renderla utilizzabile. Come dobbiamo fare? Molto semplice, basta aggiungere una e-commerciale. O ampersand all'americana prima di richiamare la nostra subroutine per indicare al perl di utilizzare la nostra subroutine anziché la built-in infatti se salviamo e rieseguiamo lo script abbiamo in output mio print ripeto chiamare una subroutine con lo stesso nome di una built-in è una cosa da non fare assolutamente bene Detto ciò ritengo concluso l'argomento su routine, se avete qualche domanda vi invito come al solito a lasciare un commento e niente, anche per questa lezione è tutto e ci vediamo alla prossima.